Apre i battenti in uno dei luoghi simbolo della città dell'Aquila, di fronte a dove era situata la casa dello studente, la Banca del Gran Sasso d'Italia. Il coronamento di un sogno, quello del comitato promotore della Banca dell'Aquila, che ha incontrato la Banca del Vomano. Per noi significa anche arrivare a una città importante che è capoluogo di regione, una città che è stata segnata nella storia, e quindi fornire una nuova istituzione che possa aiutare a scrivere una nuova pagina di storia per ricostruire questa comunità in tutti i sensi. Il progetto, idealmente rappresentato dal punto di unione dei territori dell'Aquila e Teramo. È una giornata entusiasmante, un'iniziativa anche un po' romantica da un punto di vista prima che tecnica, perché si riapre oggi una possibilità di accesso al credito nei confronti della città fatta da una banca locale, un credito cooperativo garantito. Avete sentito l'intervento del presidente di Cassa Centrale Banca, e quindi è una bella giornata. Abbiamo chiuso una fase strutturale, adesso inizia quella reale, che è quella di propensione all'accrescimento di questa struttura. Giorni importanti per la Banca del Gran Sasso, anche per l'adesione alla Cassa Centrale Banca. È una scelta strategica industriale che abbiamo preso come assemblea dei soci, perché riteniamo che l'organizzazione, la strutturazione, i parametri di affidabilità che ci ha garantito Cassa Centrale Trend sia maggiore rispetto alle altre, ma soprattutto anche una maggiore potenzialità di crescita sul territorio, in quanto siamo l'unica banca che ha aderito a Trento tra la provincia di Teramo, L'Aquila, Ascoli e Pescara. Noi abbiamo accolto molto volentieri la richiesta della banca allora del Vomano e oggi del Gran Sasso d'Italia, perché credo possa rappresentare all'interno del gruppo un punto importante che riguarda l'Abruzzo. Quindi è stata subito una sintonia di valori e di intenti con il presidente Sottanelli, che poi si è tramutata anche con tutti i componenti del consiglio di amministrazione.